Che ruolo strategico ha questa serie di battipaglia inaugurata stasera? Ha un ruolo fondamentale per la piana del Sele e soprattutto vuole mostrare la mia attenzione nei confronti del gruppo consigliare della PDL di Battipaglia, di Eboli, di Ponte Cagnano, che hanno mostrato sin dal primo momento grande attenzione verso la mia persona. Non potevo non essere presente con una sede in questa stupenda città, che amo ricordare la seconda città dopo Salerno, e che merita una particolare attenzione da parte degli eletti, dei futuri eletti alla regione per lo sviluppo della stessa. Confidano molto i rappresentanti del PDL di Battipaglia in lei anche come consigliere regionale in futuro per una maggiore attenzione verso questa cittadina che economicamente è una città di rilievo ma che ha attraversato grossi problemi anche di amministrazione? Ma decisamente sì, vengo da un giro proprio tra gli imprenditori della zona e ho potuto registrare un'assenza assoluta dell'amministrazione comunale nei confronti del mondo produttivo, una direi quasi latitanza per quello che deve essere lo sviluppo di questa città. Una città che può avere uno sviluppo diversificato nei vari settori, una città che deve avere risorse economiche rilevanti dalla regione che fino ad oggi nessun consigliere regionale nel governo di Bassolino ha voluto impiegare risorse per lo sviluppo della stessa cittadina. È da ricordare che la pianificazione di un territorio è dell'ente comunale, ma che deve saper interagire con la regione per poter accedere a finanziamenti soprattutto della Comunità Economica Europea. Anche perché poi lei dovrà portare necessariamente le istanze dei vari territori in cui è anche inaugurato le varie sedi, insomma i vari territori, al Consiglio regionale, che già ha detto lei, già l'ha accennato altre volte, a potere legislativo. Ma il mio impegno sarà quello di rappresentare l'intera provincia di Salerno, di rappresentare tutta nella sua interezza, perché essere eletta dal popolo significa porsi al servizio dei cittadini, degli amici, dei tantissimi amministratori dell'intera provincia che mi stanno gratificando della loro stima. Non posso non essere a loro disposizione in un quotidiano rapporto per lo sviluppo delle stesse comunità.